il governo del PASOK dal 2009 sino al 2011 ha sicuramente avuto un compito molto oneroso, un compito che significava convincere in primo luogo gli europei, la maggioranza conservatrice quindi dell'Unione Europea, in particolar modo la cancelliera tedesca Angela Merkel, che era giusto procedere ad una soluzione europea per riuscire a gestire la crisi. L'approccio dominante in quel periodo era il seguente: si parlava semplicemente di una crisi greca, una crisi quindi che era dovuta alla violazione di quelle che erano delle regole fiscali da parte di uno singolo Stato, nella fattispecie la Grecia. E quindi l'approccio dominante su come poter superare la crisi era, e per certi versi è ancora così al giorno d'oggi, che era necessario punire questo paese e tutti coloro che avevano infranto le regole. E sicuramente le regole devono essere rispettate, nessuno va ad incoraggiare la violazione delle regole, ma la priorità principale allora e a maggior ragione oggi, proprio perché la crisi è molto più grave oggi, non deve essere una punizione, perché il concetto di punizione fa solo sì che la crisi si esacerbi ulteriormente. Ne discutiamo costantemente, le persone in Grecia, in Portogallo, in Italia, tutti devono essere coinvolti per poter superare questa crisi, perché non c'è una crisi solamente in Grecia, non c'è nessuna crisi europea che possa essere superata, che possa essere gestita, se siamo costantemente in scontro con la società. Quindi una questione è la seguente: come riusciamo ad abbandonare questa situazione di crisi? Ma c'è anche un'altra questione, quindi qual è il prezzo di questa crisi? Le misure, le politiche che sono state messe in campo per superare questa crisi devono rispecchiare una giustizia sociale, devono essere quindi eque a livello sociale. Se le persone non sono convinte che è necessario profondere questi sforzi, se non sono convinti che quindi questi sforzi sono necessari, se non capiscono che è necessario portare avanti questi cambiamenti radicali nel proprio stile di vita, allora riusciremo a raggiungere un futuro migliore se queste persone capiscono che le politiche, le misure che vengono attuate non sono una punizione. Diversamente non ci sarà nessuna possibilità di superare questa crisi, sia in Grecia sia in Europa. E vorrei inoltre aggiungere che non dobbiamo dimenticare che a parte quello che è lo spread, a parte quello che è il mercato obbligazionario, a parte quella che è la dimensione finanziaria della crisi, se andiamo a guardare un po' con la lente di ingrandimento, bene, vedremo che ogni membro europeo deve chiedersi: qual è il nostro approccio all'Europa? Abbiamo fiducia nei confronti dell'Europa? Ci sentiamo coinvolti nel progetto europeo? Sicuramente questa fiducia va svanendo sempre più. E ora le istituzioni europee, e ancora una volta la maggioranza conservatrice in Europa, stanno trattando solamente col mercato. E quindi ci si sta preoccupando su come riconquistare la fiducia dei mercati e si trascura il fatto che sta svanendo anche la fiducia da parte dei cittadini europei.